Festival Internazionale di Poesia di Milano. Siamo in compagnia di Anna Maria Gallo, poetessa, che da tanto tanto tempo conduce laboratori di scrittura creativa. Secondo lei qual è il collegamento fra poesia, un percorso che può fare una persona di un laboratorio creativo, una comunità psichiatrica e 40 anni di legge Basaglia? Beh, sicuramente la parola aiuta in sostanza. Certo, la parola è terapeutica, la poesia è terapeutica ed espressione dell'anima. E questi ragazzi sono dei ragazzi stupendi che per loro vicissitudine, per loro vita hanno delle problematiche. Di disagio, noi abbiamo creato con Adriano il laboratorio di scrittura creativa che ha portato i ragazzi ad una stimolazione, a portare fuori le loro emozioni, a stimolare quello che è l'interiorità della persona e in modo che anche loro conoscessero se stessi e portassero fuori le loro emozioni. Abbiamo iniziato proprio in un modo molto caratteristico, ma neanche poi tanto, che si collegava a Frida Kahlo. Il primo giorno ho detto facciamo leggere ai ragazzi la poesia Ti meriti un amore di Frida Kahlo e lì il loro cuore si è sciolto e quindi è stato tutto un percorso. Sì, grazie a Frida Kahlo, guarda grazie. Caso tutto torna. Sì, tutto torna. La poesia e la parola sicuramente li avvicina maggiormente a se stessi e aiuta a portare fuori, le emozioni e a stimolarli. Inizialmente, quando abbiamo iniziato il primo giorno, erano molto reticenti, però erano lì presenti. Già il fatto che loro erano presenti vuol dire che in cuor loro sentivano la necessità e l'importanza di questo momento. L'hanno vissuto ogni settimana con grande compostezza, con grande precisione e puntualità. E oggi erano qua a restituire il loro lavoro, i loro sentimenti, le espressioni della loro anima e siamo stati veramente contenti tutti ed emozionati anche noi che li abbiamo guidati. Grazie mille. Grazie a voi.